Care lettrici e cari lettori, bentornati. Per ora bentornati solo con il cuore e con la speranza di un prossimo futuro. Ma il circolo è aperto al momento per chi ci lavora e sta lavorando per voi. Stiamo lavorando per concertare una programmazione che parta il prima possibile e che sia assolutamente rigorosa nel rispetto delle normative e dei codici di sicurezza che tutti dobbiamo continuare a rispettare con attenzione e senso di responsabilità. Ma intanto rimettere piede in queste sale è stato, vi confesso, un momento di emozione. Mi è quasi sembrato di tornare da un viaggio sulla luna o sopra una palla di cannone come il barone di Munchausen, approdando in un luogo familiare, amato, ma anche un po' straniero, diventato straniero in questi mesi di lontananza. In questi mesi di lontananza in cui abbiamo dovuto tutti fare i conti con delle misure di spazio e tempo diverse, ce ne siamo accorti nella nostra vita quotidiana. Adesso riprenderci lo spazio comune, lo spazio fisico, è un esercizio non banale, perché dobbiamo veramente prendere le misure. Tutti noi abbiamo imparato qual è la misura del metro, tirata non con un'asticella che abbia tutti i numeri a posto centimetro per centimetro. Stiamo imparando a prendere le misure dello spazio per garantire quel distanziamento sociale che in fondo è anche tutto il contrario del distanziamento affettuoso, ma per prenderle, per mantenere quelle regole di sicurezza a cui dobbiamo abituarci, che dureranno per un po'. Quindi anche noi qui al circolo stiamo prendendo le misure che stanno fra una sedia e l'altra in attesa di ricevere il pubblico, le misure degli spazi fra una regione e l'altra per poter chiamare a Torino, al Circolo e a Novara e a Rivoli, nelle nostre sedi, gli artisti e gli scrittori che frequentano abitualmente queste sedi, che hanno anche nostalgia, come ci viene spesso raccontato. Abbiamo imparato che dove c'è il vuoto nell'aria, dove ci sembra che non ci sia niente quando parliamo fra l'uno e l'altro, in realtà ci sono queste goccioline, questi droplet che possono essere dei vettori pericolosi. Quindi stiamo, per questo e tante altre ragioni, prendendo le misure dello spazio, sia dello spazio esterno comune e noi nello specifico di questo nostro spazio che presto, appena possibile, riapriremo in una modalità diversa per la quale tutti stiamo cercando di fare uno sforzo creativo per tornare ad essere quello che siamo sempre stati, ma anche un po' diversi perché il tempo è quello che ci ha cambiato e ci sta cambiando tutti. A proposito di rapporto con lo spazio, con le misure, con il nostro modo di essere, vi consiglio quest'oggi un romanzo che mi sta veramente prendendo. L'ha scritto una giovane narratrice che si chiama Ilaria Rossetti, si intitola Le cose da salvare ed è una serie di storie incrociate intorno a una tragedia molto simile ma non identica a quella del crollo del Ponte Morandi. Ecco, in questo libro c'è tanto da tirar fuori e apprendere per imparare anche noi oggi a prendere le misure dello spazio, delle cose da salvare, di quelle che ci siamo perduti, magari non per sempre, ma certo per un bel tratto di vita. Buona lettura a tutti.